Ciao ragazzi del canale di Rhapsody Gamers, qui Gabby 16bit e oggi giocheremo a Minecraft nella modalità Hunger Games, una modalità deathmatch dove saremo contro altri giocatori in una mappa e dovremo praticamente resistere il più a lungo possibile e dovremo anche rimanere gli ultimi vivi rimasti. L'obiettivo del gioco infatti è sopravvivere e anche uccidere gli altri player e rimanere l'ultimo vivo rimasto sulla mappa e così avremo vinto la partita. Ma ora vedremo insieme come funziona. Ok ragazzi, è iniziata la partita, questa è la mappa di gioco e al centro ci sono le risorse più potenti. In pratica in quelle casse ci saranno armature di ferro, spade, le cose migliori che possiamo trovare sulla mappa saranno lì al centro e noi dovremo cercare di prenderle. Se non riusciremo a prenderle, potremo prenderle nel corso del gioco, ma sarà molto più arduo. Ok ragazzi, 10 secondi, questi sono tutti i miei avversari, devo cercare di prendere queste casse. Ok, 1-0. Ok, questa cesta è mia. Oh, ragazzi, ragazzi, ragazzi. No, dammi il colpetto. Va bene, qualcosa siamo riusciti a prendere. Ok, c'è già uno con una spada. Scappiamo. Scappiamo, scappiamo di gusto. Quello mi segue. Ma cos'ha? Quello al cheat. Mi ha già tolto un sacco di cuori. Va bene, ragazzi, però per fortuna ci ha lasciato in pace per ora. La nostra priorità sarà quella di prendere una spada. È la cosa più importante adesso per noi prenderci una spada. Sarà proprio questo, perché con una spada possiamo difenderci, così siamo indifesi. Anche se abbiamo trovato un'armatura, ora la mia tecnica non me la sono messa subito, perché sennò vedevano che avevo preso un'armatura. E dopo mi inseguono a tutta la mappa solo per prendersi la mia armatura, che è abbastanza potente. Ok, andiamo qui. Qua ci saranno sicuramente delle ceste. Ok, ho appena detto, ne ho trovata una. Ok, cibo che fa sempre bene. Bene, mi sembra anche un buon punto per metterci l'armatura, un buon posto. Allora, lì c'è un'altra chest. Dai, questa deve contenere una spada, sicuramente. No, un'ascia. Qui le asce sono abbastanza potenti, quindi la useremo per difenderci. Abbiamo trovato anche un arco. In questa torre? Niente. Niente qui. C'era solo lì. C'è una leva però. Forse attiva qualcosa. Vediamo. Ok, ho attivato qualcosa lì? Sì, un'altra chest. Abbiamo trovato dei cambali di ferro. Me subito, che sono potentissimi. Allora, ok, mi prendo l'ascia di legno. Proprio, lo so, fa schifo, ma là c'è una chest. L'hanno già aperta? C'è già stato qualcuno qui? Ok, niente. Qualcuno ci ha fregato qualcosa e quel qualcuno sarà anche probabilmente da queste parti. Eccolo lì. Eccolo lì. Ma noi adesso non andiamo ad attaccare nessuno perché finché non ho la spada non voglio rischiare e infatti già mi segue in due, sono in team. Vedete ragazzi, io non posso fare team ma loro sì, E là c'è anche una chest. Guardate, solo perché ho l'armatura mi seguono, adesso mi seguiranno per tutta la mappa. La mia tecnica ora è cercare delle persone, delle altre persone. C'è questo uomo, non so perché io continuo a correre, ma si blocca ogni tanto. Non so, la corsa non gli funziona sempre. Guardate, tutto per un'armatura. Hanno le spade loro. Ok. Tu, ciao. Bene, bene, avete visto la tecnica ha funzionato. Li ho fatti scontrare con un altro player e ora ho il tempo per fuggire. Perfetto, mamma mia, grazie. Per fortuna abbiamo trovato quello là, la vittima sacrificale. Ok, ora non devo proprio perdere tempo e continuare a correre, seminarli. Aspetta, vado per di qua così loro magari no, non capiscono più dove sono andato. Lì c'è una chest, se solo potessi raggiungerla. C'è un buco in sto posto. Un buco. Mi serve un buco. Non pensate male. Allora, per di qua. Queste auto dovrebbero contenere sempre qualche cesta. Quella è lì una. Dai, chiedo solo una spada. Please. No. Niente spada per il nostro Gabby. Niente spade. Voglio solo una spadina. Guardate, un campo di basket. Aspettate, sfrutto l'occasione per mangiarmi qua le angurie. No. No, 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 c'è un tizio fuori. Corriamo. Guardatelo lì. Guardatelo lì, fiero. Anche questi due fierissimi. L'hanno
Lasciamolo che ci seguono. Ci seguono? No, non ci hanno inseguito ancora. C'è inseguito da tutti, le Hunger Games sono così, ragazzi, dovete prepararvi. Dai, una spada. Niente, niente, solo cibo di utile in quella cesta. Fra tutte le casse, di solito almeno in una cassa la dovresti sempre trovare, ma oggi abbiamo proprio... No, no. Non mi inseguire, eh? Anche un altro davanti, proprio... Quanti sono online? Ce ne sono ancora un po', ecco perché ne incontriamo abbastanza. Anche lì dietro, ma non ci sta cagando, anche questo. Andiamo un po' indietro di nuovo. Ok, mi sta seguendo il tizio. Devo mangiarmi qualcosa, se no... Ok, ma perché caga me? Fra tutte quelle persone che c'erano lì, proprio me? Saltiamo qua proprio come Prince of Persia, parkour. Ora sfrutto l'occasione per mangiarmi anche questo. Così abbiamo un po' di tempo per correre in più. Oh, ragazzi. È dura la vita. È dura. Però l'abbiamo seminato. Complimenti, Gabi, complimenti. Facci complimenti da solo. Quegli due sono in team. Spero che non mi abbiano visto. Ok, però ragazzi, ovunque, non so più dove girarmi con la mia scetta di legno marcio qui, veramente. Allora, qua c'è un'altra chest, che l'avranno già presa, sì. Qui sopra, dobbiamo andare qui sopra. Ok, la gente sta sempre più diminuendo, adesso vorremmo incontrarne anche un po' meno sulla mappa. Quindi, allora, andiamo per di qua. Sul tetto là c'è un'altra chest, sull'antenna parabolica, dai che non l'avete presa, dai. Dai, amici miei. Un pezzo di diamante, un'armatura di ferro, bellissimo. Se solo avessi una spada, amico. Piedini, no. Ah, però abbiamo... Ecco il casco, perfetto. Allora qua mi prendo anche l'arco. I bastoncini ce li abbiamo. Ci manca solo un altro pezzo di diamante. Possiamo anche farci una bella spada di diamante. La canna me la tengo. Ok, mangiamo un po'. Mi mangio anche questo perché voglio avere vita piena e nel caso debba correre almeno ho tutta la barra del cibo pieno. Ok, scendiamo per di qua, ritorniamo giù e speriamo di trovare, cioè a forza di cercare, chi cerca trova, si dice, quindi troveremo. Là, voilà, una cesta. Oh, avete visto ragazzi che vi dicevo? Chi cerca trova, abbiamo trovato la spada di roccia, meglio di niente, eh. Anche al piano di sopra dovrebbe esserci, anche qui, anche qui, anche qua mi ricordo c'è una chest, quindi controlliamo un po' tutte, magari troveremo altre chest. Questa leva? Niente. Un dispenser, un'altra chest, una spada di legno, me la piglio così per sicurezza, nel caso mi finisca quella di roccia. E diamo un'ultima occhiata al piano di sopra. Che anche lì ci dovrebbe essere qualcosa, anche un pezzo di ferro mi andrebbe bene, che magari più avanti mi crafto la spada di ferro. E è un'ottima cosa. Il problema è che adesso io ho visto che ci sono gente che sono in team insieme. E ora, a fine partita, ci sarà un deathmatch, se non riusciamo ad ucciderci tutti già adesso, ci sarà un deathmatch finale. E quello mi preoccupa, perché se sono alleati, io non so come fare, nel senso sono da solo, mi toccherà correre, spero di vincerlo. Una volta sono riuscito a vincerlo anche 2 contro 1. Difficile che mi capita sempre questa fortuna. Ok, 3 pezzi d'oro. Altra roba che può esserci utile. Questa stanza è l'ultima che controllo. Un'altra cesta bloccata, non so perché ci mettono gli affari. Qua ci siamo già entrati forse, ecco perché. Allora, torniamo giù ragazzi e andiamo in cerca di qualche player da uccidere, sperando che non siano in 80. Qua ci sono piedini. Ah, ecco qua, ragazzi, ho trovato dei piedini d'oro. Piedini d'oro. Mamma mia, ok. Proprio quelli mi mancavano. Adesso andiamo a cercare altri giocatori da sconfiggere. Magari qualcuno che avrà una spada di ferro, non si accorge, lo prendiamo da dietro. Qua tutti i cadaveri lasciati in giro. Basta un fulmine. Se praticamente quando cade un fulmine, sapete, no? Se ci sono i fulmini,
È morta una persona e dobbiamo andare nella direzione dove è caduto il fulmine. Cos'ha? Mi sto teletrasportando. Ho i poteri di Goku così. No, ragazzi, ti teletrasporti no, eh. Posso andare per di qua. Alleluia, posso. Cerchiamo qualche giocatore. Anzi, voglio entrare in questa casa, magari trovo un pezzo di ferro. A casaccio, proprio buttato lì. Oh ragazzi, che vi dicevo, pezzo di ferro proprio a casaccio. Se ne troviamo un altro possiamo craftarci una spada di ferro. Magari in quell'altra stanza troviamo proprio l'altro pezzo. Sento dei passi? No, là c'è una cosa, forse dobbiamo attivare una leva. No. Ok, usciamo. Ci sono ancora altri 5 giocatori contro di me. Se magari sono anche in ferro. Aspettate. Aspettate, ragazzi, sto dietro. Ok, devo sfruttare questa occasione. Mentre si attaccano questi due, adesso arrivo io e lo attacco. E adesso attacco anche questo. L'amico. Dammi, amico. Dai amico, è finita per te? Dai amico, vieni. Perché ragazzi adesso spawneranno anche le risorse a centro mappa. Ok, l'ho ucciso ragazzi, quello con la spada in ferro. Ora devo scappare assolutamente. Ragazzi, ma guarda, vabbè, il cecchino. Quello là mi è riuscito a prendere così, eh. Dai, 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 dai. Dai, mi ha mancato. Ce la posso fare, ce la posso fare, ragazzi. Devo andare al piano di sopra. Ok, ora devo solo recuperarmi vita. Lui è al di sotto. Ok, vedete. 60 secondi al deathmatch. È andato fuori? Dai, dai che è andato fuori. Siamo solo contro due persone. La spada di ferro, non sono riuscito a prenderla, mannaggia. E questo è il problema. Come vi dicevo, al centro adesso possono anche ricomparire, no, le risorse. 30 secondi al deathmatch. E se compaiono, no? No, lui è messo troppo bene. Ha tutta l'armatura full. Ed è anche messo in ferro. Forse mi segue. Come back. Ti tiro una freccia nel tuo back. Come back, I love you. Sì. Va bene, gli abbiamo tolto un po' di vita almeno. Ok, siamo contro questi due. Tutti e due con la spada di ferro. E noi senza niente. Ok, il primo sta andando a centro mappa. Non so cosa voglia fare. Ok, amico, ok, amico. Ok. Io posso vivere, io posso farcela. Posso farcela. Posso farcela, posso farcela. Dai. Posso farcela. Ok, li ho seminati per un po'. Questa freccia può avergli fatto male. Dai, dai, amico. Ok, quello si vuole prendere le risorse adesso. Ok, ho quasi recuperato vita. Quello è quasi morto. Quello è quasi morto. Anche l'anatra. Ok, prendiamoci l'arco. Dai, ora mi sta laggando però. Ok, l'ho colpito un'altra volta. Ok, un'altra volta l'ho colpito. Dai ragazzi, questa forse ce la portiamo a casa! Ok, dai, 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 dai! Una così! Vieni, amico! Dai, amico! Dai, amico!
Dai, friends. Vabbè, mi fai laggare, Caspio. Dai, amico. E vabbè, lui con la spada di ferro però. Dai, una volta l'abbiamo colpito. 60 secondi alla fine del deathmatch. Deve solo ricaricarmi tutta la vita. E vabbè, ma come fa a colpirmi così, no? Vabbè, mi ha ucciso, ragazzi. Lui era molto più avvantaggiato e avete visto, no? Correva e riusciva a colpirmi. Non so come ha fatto. Riusciva a colpirmi in una maniera oscena. Cioè, praticamente. Lui correva, no? Velocissimo. Più veloce di me. Non so come ha fatto. Comunque, questo è tutto per questo episodio delle Hunger Games. Se volete, visitate il mio canale, ne troverete altre. E vi invito anche ad iscrivervi al canale dei Rhapsody Gamers. Bene, spero che il video vi sia piaciuto.